Apriamo la nostra pagina dello sport con il calcio, preziosa vittoria per il Civitavecchia Calcio. Ieri mattina al Fattori i nerazzurri hanno battuto 3-1 il Montecelio grazie alle reti di Leone, Sacripanti e Romagnoli. Avanti 2-0 però il Civitavecchia ha rischiato di essere rimontato e solo un rigore parato da Paracucchi a Mereo ha evitato il 2-2. Sentiamo le interviste realizzate nel post partita da Riccardo Valentini. Siamo qui con Andrea Lisei, oggi successo contro il Montecelio 3-1 e finalmente la classifica che passa in positivo dopo i meno 6 punti col quale avevate iniziato il campionato. Beh, che dire, un inizio migliore per il Civitavecchia era difficile immaginarlo. Penso proprio di sì. Una bella vittoria, siamo usciti da questa penalizzazione, adesso l'importante è non fermarci, andare subito a Monterosi e conquistare, fare punti, importante in trasferta fare punti. Oggi ci vediamo questa vittoria. Poi pensiamo anche alla Coppa di mercoledì. Il Civitavecchia oggi ha veramente ben impressionato, in vantaggio sul 2-0, ha avuto anche diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita sul 3-0, poi un paio di episodi e i 3 punti potevano scappare. Dovete forse migliorare in cinismo? No, va bene, si sbaglia e penso meglio di così. Oggi è un'ottima partita. Peccato siamo un po' calati di dietro, abbiamo preso un gol evitabilissimo, abbiamo perso una marcatura però. Dopo quando spendi tanto, presti così tutto il tempo, ci sono dei cali anche fisici e mentali. Oggi decisivi anche i giovani, un Paracucchi che ha parato il rigore al 90esimo e Sacripanti che ha segnato il 2-0. Questi giovani di Civitavecchia stanno dando una marcia in più ai nerazzurri. Sì, i giovani sono importantissimi, i piccoli, Mariani anche, Sacripanti, lo stesso Gallini, stanno andando alla grande. Sono subito, hanno subito parte del gruppo e ci hanno una grossa mano. Dove può arrivare questo Civitavecchia? Una salvezza molto tranquilla, penso. Siamo qui con il portierone del Civitavecchia, Tiziano Paracucchi. Oggi al 90esimo un tuo intervento decisivo. Avevi studiato Mereu lo scorso anno al Civitavecchia o è stato istinto? No, l'avevo capito subito da come era partito che mi avrebbe aperto il piattone e ho scelto l'angolo sinistro, ci sono andato deciso e l'ho preso. Anche perché oggi i tuoi compagni ti hanno aiutato, poco lavoro per te nell'altri 90 minuti, però alla fine un intervento che vale due preziosissimi punti. Sì, diciamo, sì, no, sono stato spettatore per 90 minuti e poi dopo sul rigore ho fatto una bella parata. Ci voleva per quest'anno per iniziare bene il cammino e sono contento così. Oggi contro il Montecelli, appunto, stavate vincendo 2-0, la partita sembrava in pugno, poi si è come rotto l'incantesimo, state rischiando un pareggio davvero beffa. Cosa è successo? Ma loro hanno fatto una buona azione sul calcio d'angolo e noi ci siamo persi l'uomo. Palo gol, non potevamo fare nulla. E poi dopo il rigore sembrava che perdevano, cioè potevano fare gol e così pareggiavamo, ma grazie a Dio ho fatto la parata e poi dopo abbiamo fatto il 3-1. Immaginiamo che negli spogliatoi, e ovviamente subito dopo la parata, compagni, mister, tutti quanti siano corsi ad abbracciarti. Insomma, è stato un intervento davvero prezioso. Sì, è stato un intervento decisivo e noi siamo un ottimo gruppo. I ragazzi ci stanno vicino, soprattutto a noi under. E sì, sono venuti là tutti a festeggiare. Poi dopo si sono già dimenticati quel gol di Roberto che ha fatto un bellissimo gol. Però va bene così, sono contento. Mi hanno detto, mi hanno fatto i complimenti e meglio così. Prima vittoria in eccellenza per la neopromossa Cerveteri Calgalli batte 2-1 l'Empolitana Giovenzano grazie alla doppietta siglata da Bentivoglio. Pari a reti bianche invece per il Ladispoli che in casa del Football Club non va oltre uno scialbo 0-0. In promozione invece la sorpresa è rappresentata dal Tolfa Calcio che battendo 3-2 in casa il Florida vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Successo anche per il Santa Marinella, 2-1 al Casalotti fuori casa per la Corneto, 1-0 fuori casa al Piano Scarano. Dolorosi KO invece per il Santa Severa, 1-0 interno contro il Città di Fiumicino e per la CPC travolta 3-1 a Pomezia. Passiamo al basket, l'Alfa Omega Ostia è meritatamente aggiudicata la seconda edizione del Memorial Roberto Mosca. Indimenticato giocatore tecnico civitavecchese, quadrangolare destinato a diventare un appuntamento fisso del basket regionale a una settimana dall'inizio dei campionati e quest'anno organizzato grazie ad Enel. I lidensi hanno battuto nella finale i padroni di casa nella Stemar 90 cestistica Civitavecchia per 72-61.
Si è giocato domenica al Pala Mercuri, un triangolare di hockey online fra la CV Scouting, per l'occasione divisa in due squadre, e le Iene Tivoli. A vincere gli snipers arancioni che, dopo aver battuto ai rigori i propri compagni in maglia blu, hanno avuto la meglio anche del Tivoli per 7-2. Successo per gli snipers blu nella terza partita contro il Tivoli per 9-3. Ma questa era appunto l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.